Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di sport medicine e di ricostruzione del legamento crociato anteriore. Per farlo, ho il piacere di essere in collegamento con il dottor Pietro Banchini, che lavora presso l'Humanitas Medical Care di Milano ed è specialista in sport medicine e in chirurgia protesica mininvasiva. Buonasera, dottor Banchini, che piacere averla qui. Buonasera Nina, buonasera a tutti gli spettatori. Dottor Banchini, che cosa tratta la sport medicine? Allora, la sport medicine è quella branca dell'ortopedia che tratta gli infortuni degli sportivi. Gli infortuni degli sportivi che possono spaziare dalla semplice lesione muscolare fino a lesioni legamentose e plurilegamentose del ginocchio. La caviglia, il ginocchio, la spalla, lussazioni dell'anca negli sport ad alto contatto. Qua vediamo una lesione, una disinserzione completa di un giocatore di rugby di 24 anni del tendine comune dei flessori a livello del bacino. Quindi questo è un trauma molto raro, però fa sempre parte della branca della sport medicine. Quindi è molto raro come lesione, come infortunio. Però è uno di quelli che va trattato velocemente e chirurgicamente per far riprendere l'atleta per far riprendere all'atleta l'attività sportiva. Quindi, a differenza degli altri molto più comuni, oggi parleremo anche di crociato, appunto, questo è un altro tipo di lesione molto più grave rispetto all'altra, perché è molto meno frequente, però che fa sempre parte della branca della sport medicine. Oggi in particolar modo, dottore, ci occuperemo quindi della ricostruzione del legamento crociato anteriore. È sempre uguale? No, non è sempre uguale perché il ginocchio è formato da diverse strutture, quindi non sono solo il legamento crociato anteriore e il legamento crociato posteriore, ma abbiamo due menischi, uno mediale e uno laterale, tutte le strutture extraarticolari legamentose. Questo è il caso di un altro rugbista, forse si è capito che io mi occupo prevalentemente di rugby, che ha rotto il legamento crociato anteriore, il menisco interno e il menisco esterno. In questo caso la lesione del menisco esterno era della radice del corno meniscale ed è stata reinserita, vediamo il tunnel giallo che è quello che si fa per reinserire la radice che dà la stabilità oltre al legamento, dà la stabilità al ginocchio. Quindi anche la semplice ricostruzione del legamento crociato senza la riparazione e la reinserzione di queste due lesioni, questa si chiama ramp lesion invece, sempre nello stesso ginocchio, nello stesso paziente, della parte interna del menisco con una disinserzione, menisco capsulare, e questa è la riparazione. Abbiamo visto la differenza, come prima fosse completamente staccate le due strutture, con un semplice punto viene reinserita. Questa è la reinserzione invece di cui parlavamo prima. Si intravede in fondo il filo blu che è quello che passa dentro il tunnel osseo e queste due riparazioni sono quelle che contribuiscono al prevenire il fallimento di intervento di ricostruzione perché la semplice ricostruzione del legamento crociato lasciando non trattate, lasciando lesionate le altre strutture comporta nel 99,9% dei casi un insuccesso dell'intervento. Quindi anche in questo caso è stato ricostruito un legamento crociato posteriore a cui è stata associata una tenodesi del popliteo, tenodesi cioè una stabilizzazione del tendine con un'ancoretta a livello dell'inserzione del tendine proprio per dare la stabilità rotatoria, per ripristinare la stabilità rotatoria del ginocchio, che se non fossero state fatte, come abbiamo detto poco fa, l'intervento sarebbe destinato ad insuccesso perché io stabilizzo il perno centrale, ma se non metto a posto la parte laterale periferica, il perno centrale è destinato a fallire e a rirompersi. Soprattutto in atleti che hanno continue sollecitazioni. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io tratto prevalentemente rugbisti e comunque atleti di un certo livello.
ma anche l'atleta dilettante ha bisogno dello stesso tipo di intervento. Non vuol dire che se sei un dilettante posso lasciarti non trattata la parte meniscale o la parte dei legamenti collaterali, esterni, periferici. Il tipo di intervento deve essere lo stesso per entrambi i pazienti. Cambieranno poi i tempi di recupero e la fisioterapia. Quindi, a proposito quindi di differenza tra dilettante ed agonista, come reagisce il paziente che è un dilettante oppure un agonista? Allora, il dilettante, a differenza dell'agonista, ha dei tempi di recupero diversi per tutta una serie di motivi, dalla preparazione fisica atletica agli impegni di lavoro. Non per nulla si chiama dilettante, mentre l'altro professionista. Quindi il professionista lo fa per lavoro. Se un professionista ha tempo ed è obbligato a fare 4-6 ore di riabilitazione al giorno, soprattutto nell'immediato post-operatorio, un dilettante non può toglierlo dal lavoro 4 ore al giorno, perderebbe il posto di lavoro in terza giornata. Quindi i tempi di recupero in quel senso, ovviamente nell'agonista, sono più rapidi. Perché? Perché si dedica ad una fisioterapia con tempi maggiori, è molto più impegnato. Ecco, qua vediamo come a 4 mesi, con una ricostruzione di legamento crociato e sutura meniscale, abbia già una potenza fisica da saltare quasi un metro su una gamba singola. Questi sono esercizi per ridare la propria proprioccettività al ginocchio, e sicuramente un dilettante non può dedicarsi, non può arrivare a questo punto così velocemente come ci arriva un professionista. Adesso non ho idea di quanti pesi siano questi, però voglio vedere un dilettante 3-4 mesi fare questo esercizio. E quindi la differenza è il recupero funzionale. Il recupero biologico è lo stesso nel dilettante e nel professionista. Nel professionista posso correre il rischio di farlo rientrare in campo prima, proprio per il discorso del professionismo. Il dilettante, un mese in più, un mese in meno, non fa la differenza dal punto di vista contrattuale, ma il professionista deve rientrare assolutamente il prima possibile in campo. Dottore, quindi dopo un intervento di ricostruzione del legamento crociato, il professionista riesce a raggiungere gli stessi livelli di prima? Generalmente sì, a differenza del dilettante, ma anche dal punto di vista, diciamo, emotivo. Cioè il dilettante magari perde un po' di stimolo, quindi non se la sente di ritornare ad allenarsi, a impegnarsi come faceva prima. Può dire: ma chi me lo fa fare di rischiare di rifarmi male? Il professionista lo deve fare perché è il suo lavoro, quindi è obbligato a tornare allo stesso livello. Quindi abbiamo detto 4 ore, 6 ore di fisioterapia al giorno e torni allo stesso livello a cui eri prima. Il dilettante non ha né tempo né voglia di fare 4 ore, quindi magari se giocava in prima categoria, dopo andrà a giocare la Coppa dei Bar. Capito cosa voglio dire? Per cui il professionista sicuramente, se ovviamente l'intervento è fatto a regola d'arte, il professionista torna a giocare allo stesso livello. Allora, a parte la qualità dell'intervento, c'è anche da tenere presente la gravità dell'infortunio. Quindi certi tipi di infortuni particolarmente gravi anche al professionista non consentono di tornare al livello di prima. Quindi anche una multilegamentosa, crociato anteriore, crociato posteriore, più le parti esterne della periferia, quindi quelle che possono essere tendine popliteo, come abbiamo visto nell'immagine di prima, i legamenti collaterali, quando si hanno questi tipi di infortuni così gravi, così importanti, anche per il professionista e anche per il miglior chirurgo che esegue l'intervento, è difficile rientrare allo stesso livello di prima. Sulla media dell'infortunio, il professionista torna assolutamente invece a giocare allo stesso livello pre-infortunio. Dottore, quanto è importante affidarsi a delle mani esperte? Direi che è abbastanza importante,
soprattutto per questo tipo di pazienti, perché hanno bisogno di ritornare al livello pre-infortunio, per cui ci vuole molta, molta conoscenza sia sulla diagnosi, quindi fare una corretta diagnosi, non sprecare un intervento, e dal momento in cui si fa l'intervento deve essere eseguito alla perfezione, devono essere riparate tutte le strutture lesionate. Non possiamo permetterci di lasciare non riparato un qualche cosa che sicuramente darebbe fastidio, dolore e problematiche al rientro in campo e potrebbe addirittura portare al fallimento dell'intervento. Per cui le mani esperte in queste tipologie di interventi sono fondamentali, ma direi non solo in queste tipologie di interventi, in tutta la chirurgia, è fondamentale l'esperienza. Benissimo, dottor Banchini, io la ringrazio moltissimo per essere stato qui, è sempre un piacere rivederla, grazie. Grazie mille Nina, buonasera a lei e a tutti gli spettatori, è sempre un piacere mio. Arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.